circondarlo! Ho sentito che presto arriveranno altri. Perfetto! Ci mancava anche quello! Altri vermi che ci rubano il grosso! Affrontare il Grau. Finora te la sei cavata, ma so far bramare la morte a un uomo. Non mi fregherà, sporco umano! Sfidare il padrone mentre io lo proteggo è un suicidio! Niente, mi serve io, sarò il maggiore! Accia! Vincerai mai! Scemo! Sei lento! Arrai! Finalmente me lo fa immaginare. E mi stavo pure annoiando. Tanto non mi stanco! Al punto! Basta! Questa l'ho già... Ci penserò un'altra volta! Qui non resto! Ti faremo a pezzi! Che tu sia maledetto! Thank you.
fuoco continua a darci zuppa di rana. E dov'è? Il tuo amico è un bugiardo o un codardo? Forse è per colpa delle tue minacce. Andiamo a cercare il tuo prezioso tesoro. Ah, il piccolo mostro non è qui. L'aquila caccia le sue prede dall'alto. Faremo lo stesso. Queste torri non furono costruite dall'oscuro signore, ma contro di lui. Ora sono rovine, sepolte nell'ombra. Questa torre. Pietre elfiche risplendono come se fossero fatte di luce. Servono almeno 20 uomini per abbatterlo. Allora troveremo un altro modo. Precipitarsi nella grotta ci porterà dritti in bocca ai Grauk. Una freccia al posto giusto è quel che serve. La morte ammorba l'aria. Ghoul. La cosa non mi sorprende. Pare che il Graug abbia vinto il duello contro i Karagor. E ora è pronto per un altro. Creature della notte, partorite dal ventre della terra.
Solo tu sei capace di tanto, Celebrimbor. Celebrimbor. Il grande fabbro della seconda era. Ne ho sentito parlare. Ora ricordo il mio nome. Ho cambiato la storia della Terra di Mezzo. Forgiato gli anelli del potere. Fuggi, sciocco. Finalmente! Sono io il responsabile di tutto questo. Ecco perché Sauron mi vuole. No! No! Innocente signore, è buono! Ci protegge! Chiudi quella bocca! Cattivo Ramingo! Non conosce il lucente signore! Conosco la sua leggenda. Sauron ti ha ingannato perché forgiassi gli anelli. Ha torturato sia te che i tuoi. Il tesoro l'ha fatto il padrone. Non rammento nulla di tutto ciò. Che importanza ha? Il padrone deve ricordare. Si deve. Noi cercheremo altri tesori. Sì, sì, sì. E poi ci porterà da lui. Mi aggrappo a stralci di memoria, anelli del potere. 9 agli uomini, rovinati dal loro potere, divennero gli spettri dell'anello. Sì, i Nazgûl. Ma i Nazgûl furono distrutti. Come molti di coloro che toccano gli anelli del potere. Mettiti comodo, Talion. Da questo qui abbiamo ottenuto informazioni preziose, prima che perdesse la testa. Questi orchi non sanno nulla. Stiamo perdendo tempo. Perdendo tempo? Abbiamo scoperto dove nascondono la polvere esplosiva. E cosa vuoi che me ne faccia della polvere esplosiva? Fa parte del piano, amico mio. Mi interessa solo ciò che ci condurrà alla Mano Nera. Sei ansioso di trovare la Mano Nera? Nessun problema. Ti porterò da lui. Con un po' di fortuna, gli Uruk non hanno ancora scoperto la polvere esplosiva. Dovremo liberare i miei uomini per scoprirlo. Credi che la polvere esplosiva possa stanare la Mano Nera? Lo spero.
Il nemico è al fosso degli Uruk, dove molti dei miei sono prigionieri. Prego che anche Erin si trovi lì. Io mi occuperò degli Uruk. Potremmo usare una tattica più furtiva e metterli fuori gioco usando la loro debolezza. Il Grog. Hai mai sentito parlare dell'Itlas? È tossico, nonché perfetto per avvelenare gli orchi. Seguimi. Quando disertai dal Cancello Nero, mi ammalai. Fu Erin a guarirmi. È per lei che ti sei unito alla tribù? Mi sono tutti cari, ma lei di più. Non sono molti gli accampamenti in cui possono aver portato Erin. Credi che possa essere qui? Me lo sento. Spero per te che sia vero, Irgon. Io starò di guardia. Stai attento, Ramingo. Ehi, raccontaci di nuovo di qua. Più avanti ci sono altre piante. Seguimi. Dove hai trovato la polvere esplosiva? L'ho comprata da un nano iracondo. Gli abbiamo preso la polvere e gli abbiamo lasciato le nostre impronte. Ragionevole, no? Ti sei rivelato un comandante capace per essere un disertore. Solo perché lascio il lavoro duro a persone come te. Se potessi scegliere tra essere un arciere o un cacciatore, preferirei il secondo. Le lance sono molto più cruente delle frecce. Voci di spettri che cadono dal cielo sulle schiene degli Uruk. A Mordor perfino i fiori sono letali. Tutte idiozie. Ci sono cose molto peggiori dei fiori qua giù. Finalmente era ora. Hanno beccato quel porco di un Tharg? No, sta parlando delle nuove armi. A quanto pare sono pronte. No, ottima notizia! È una pessima notizia per il Ramingo! Non credevo che Sauron sarebbe mai tornato. L'oscurità sta calando su Mordor. Presto non soccomberle sarà impossibile. Quando capimmo di non poter sconfiggere gli orchi, cominciammo a vestirci da schiavi.
Ci infiltravamo negli accampamenti per liberarli. Molto audace. Forse, ma per lo più finivamo in catene anche noi. Almeno avevamo il costume adatto. Quando venni salvato dai reietti, mi dissero che c'eri tu a capo di quelli mandati a catturarmi. Mi sono offerto volontario. I nostri raminghi ti avrebbero ucciso. Non potevo permetterlo. Quassù. Abbiamo quasi tutto il veleno necessario. Sono impaziente di vederne gli effetti da vicino. Questo dovrebbe bastare. Ora devi solo avvelenare il Grog. Non sentiranno l'odore del veleno? No, ma se ti vedono, dubito che lo berranno. Gli Uruk si trovano al cancello principale. Per il bene dei miei, resta nell'ombra. Radunerò i miei uomini e aspetterò. Saremo pronti a prendere la polvere quando il campo sarà libero. Ricorda, Talion, non farti vedere. Questi Uruk hanno ucciso schiavi per molto meno. Queste torri, passato e futuro. Il mio ricordo vive in queste pietre. Ehi, pelle molle! Ti vedo, quindi niente scherzi! Oggi sarebbe tutto molto...